Mister, arriva una vittoria importante qui a Giulianova. Probabilmente la differenza l'hanno fatta i due gol a cavallo dei tempi. Ultima azione del primo tempo, si torna in campo il 2-0, quello probabilmente ha rappresentato un po' la differenza. Sì, una partita molto combattuta, lo sapevamo, il campo non era tanto praticabile, più si allungava la partita, più era complicato giocare. Siamo partiti un po' meglio noi all'inizio, che abbiamo avuto subito una palla gol. Dopo Giuliano ha preso campo ed era molto più bravo e più aggressivo di noi e ha avuto l'occasione per andare in vantaggio. Ne ha avute penso due, almeno due abbastanza nitide. È stato bravo il nostro portiere e dopo sul finale di tempo siamo stati bravi a sfruttare una palla inattiva. È il primo gol che facciamo finalmente su palla inattiva, ci lavoriamo e oggi è arrivato. Secondo tempo secondo me siamo partiti molto forte, siamo rientrati bene e siamo stati più aggressivi noi di loro. E quindi automaticamente poi abbiamo trovato il gol, siamo stati molto più alti, abbiamo rischiato praticamente niente, il gol ce lo siamo fatti da noi anche oggi. La partita secondo me era abbastanza in gestione, il secondo tempo. Però ci sta, è un risultato che per noi è importante perché poi non so quante partite stiamo giocando e quante dobbiamo ancora giocare, stiamo giocando ogni 3 giorni in continuazione, i ragazzi erano stanchi e quindi era importante ripartire il secondo tempo forte per cercare appunto di allargare il vantaggio, diciamo, numerico dei gol con loro, perché altrimenti alla lunga avremmo potuto avere dei problemi dal punto di vista fisico. Però abbiamo tenuto bene il campo per tutta la partita, quindi sono contento. Ma guardi, noi abbiamo una squadra, tutti ragazzi, il più Quindi grande, età 22 anni. sì, abbiamo il più grande che ha 28 anni, credo, l'unico giocatore più grande, portiere, penso. E gli altri sono tutti ragazzi, quindi un vantaggio dal punto di vista fisico speriamo di averlo, però poi paghiamo in esperienza, in gestione della partita tante volte, in tante situazioni dove su un campo magari così contro una squadra un pochino più esperta per alcuni giocatori chiaramente, poi come rosa, anche loro una rosa molto giovane, Giulianova, però poi a volte i giocatori le partite così più esperti, soprattutto all'inizio o verso la fine della partita le gestiscono un po' meglio, così era stato il primo tempo, poi dopo secondo me siamo usciti bene e alla distanza, ho detto, col doppio vantaggio sempre tenuto, penso che la partita alla fine l'abbiamo vinta abbastanza bene. Mi dispiace prendere l'ennesimo gol, mi è piaciuto che erano arrabbiati al rientro negli spogliatoi, soprattutto il portiere, perché prendere gol anche a partita finita è sbagliato. E Giulianova a me è una squadra che diciamo, mi preoccupava, perché comunque l'avevo vista, a parte conoscendola poco perché ha cambiato allenatore da poco, però l'avevo vista a Campobasso dove ha fatto molto bene, forse la prima squadra che pareggia a Campobasso, che toglie punti a Campobasso in casa, mi sembra. Quindi aveva fatto un'ottima prestazione e alla fine aveva avuto anche una palla per poter vincere a Campobasso. Era la partita che mi aspettavo onestamente di trovare e loro sono stati più bravi di noi nel primo tempo a interpretarla. Noi eravamo un po' troppo bassi, con la linea scappavamo troppo e quindi mentre i loro difensori erano molto più aggressivi dei nostri. E quindi hanno preso campo e ci hanno messo in difficoltà perché comunque è una squadra con giocatori esperti dietro, ma comunque tanti ragazzi bravi, secondo me sia in mezzo che anche davanti, perché comunque sono dei buoni giocatori. Quindi è una squadra difficile da affrontare e oggi è stato così e penso che sia difficile un po' per tutti, sia qua ma sia anche fuori casa, perché è una squadra compatta e che ha, secondo me, delle potenzialità.